Buongiorno bambini, oggi completiamo il discorso sugli angoli. Allora, vi ricordate quello che abbiamo fatto la settimana scorsa? Andiamo un po' a ripassare alcune cose così poi dopo le abbiamo fresche per le attività che dobbiamo fare adesso. Allora, prima di passare agli angoli dobbiamo ripassare che cos'è una semiretta. Allora, una semiretta è una linea che mantiene sempre la stessa direzione. Essa ha un inizio ma non ha una fine. Vedete che lì c'è un appunto, punto di origine e una linea che va e va e va e va. Perché va all'infinito. Questa è una semiretta. Allora, attenzione, due semirette che hanno la stessa origine possono andare in direzioni diverse, vedete? E che cosa creano? Creano una parte di spazio, questa parte di spazio compresa tra due semirette si chiama angolo, ok? Guardate qua. Due semirette che hanno la stessa origine, la parte di spazio compresa tra le due semirette si chiama angolo. Vedete, si parte da un vertice, partono queste due semirette, questi si chiamano lati di un angolo e lo spazio compreso si chiama ampiezza. Attenzione, ricordiamoci sempre una cosa, quando noi abbiamo due semirette, noi creiamo sempre in realtà due angoli, uno che è interno e uno che è esterno. Vedete nell'immagine. Ecco. Allora, attenzione però, andiamo a vedere questi diversi tipi di angoli. Allora, se noi osserviamo le lancette di un orologio, vediamo che queste due lancette hanno un punto di origine unico, e a seconda dell'ora che indicano possono dare origine a degli angoli diversi. Guardate quanti tipi di angoli, a seconda dell'ora. Queste sono le 3, queste sono le 6:40, ognuno dà e crea un angolo. Allora, ricorda bene questo concetto. Gli angoli possono avere differente ampiezza, vi ricordate la parola che abbiamo visto prima? E per questo motivo hanno nomi diversi. Allora, adesso un'attività che dobbiamo fare, però che è anche abbastanza divertente. Prendiamo il quaderno, ricordiamoci, e disegniamo un po' di angoli, però non li facciamo così solo, diciamo, un po' noiosi, li facciamo in maniera divertente. Guardate come li facciamo. Allora, prendiamo qualcosa di tondo. In questo caso qui vediamo un bicchiere di plastica. Però possiamo usare, non so, un tappo della marmellata, della Nutella. Ecco, per esempio, cosa facciamo? Prendiamo la nostra matita e facciamo un cerchio, ok? Ricordiamoci di usare un bel foglio a quadretti in maniera che sia ben definibile qual è il centro di questo cerchio, di avere lo stesso numero di quadratini da tutti i lati, perché noi dobbiamo avere questo centro del cerchio per creare l'angolo, è fondamentale. Ecco, per esempio, proviamo a fare questo angolo. Vedete, questo è anche il più facile perché è quello che possiamo fare attraverso l'utilizzo dei quadretti. E questo è l'angolo più importante perché è quello dal quale noi poi daremo nome a tutti gli altri tipi di angoli. Ecco qui, vedete, potete anche, anzi, dovete disegnarci un occhietto. Non so se avete mai giocato a Pac-Man. Questo è un Pac-Man che sta aprendo la bocca. Allora, che tipo di angolo? Poi dopo lo dovete colorare. Che tipo di angolo abbiamo creato? Questo angolo si chiama angolo retto, è quello che si usa per classificare gli altri angoli. Che gradi ha? Dopo poi impareremo come misurarlo. Comunque ha 90 gradi.
90 gradi. Questo è un angolo che noi troviamo dappertutto, lo troviamo negli angoli delle porte, lo troviamo negli angoli delle finestre, dei quadri o di una sedia. Di solito hanno sempre angoli di 90 gradi. Allora, se rispetto all'angolo retto queste due linee sono più strette e più piccole, e anche questo angolo lo dobbiamo disegnare, vedete come è fatto qua. Dopo me le dovete far vedere, questo lavoretto, è un angolo acuto ed è minore dell'angolo retto, cioè minore di 90 gradi, più piccolo di 90 gradi. A questo punto possiamo avere quello più grande di quello di 90 gradi. E abbiamo l'angolo ottuso. L'angolo ottuso è maggiore dell'angolo retto, cioè maggiore di 90 gradi. E vedete che è questo Pac-Man con la bocca molto aperta, va bene? Questo si chiama angolo ottuso. L'angolo piatto è l'angolo formato da due angoli retti. Vedete, è estremamente aperto. Vedete che qui c'è un angolo di 90 gradi di qua e un angolo di 90 gradi di qua. Infatti, 90 più 90 fa 180 gradi. Questo si chiama angolo piatto. Vedete, questa linea ci fa capire che ce ne sono due da 90. Poi abbiamo l'angolo giro, cioè l'angolo più grande di tutti. Più grande di quello dell'angolo giro non esistono. L'angolo giro è formato da quattro angoli retti, cioè quattro angoli da 90. E infatti 90 per 4 fa 360 gradi. Questo si chiama angolo giro. Allora, riassumendo, gli angoli, l'angolo è la parte di spazio compresa fra due semirette che hanno la stessa origine, chiamato anche vertice. Vedete questo lato e questo lato, e questa si chiama ampiezza. Ora, dobbiamo imparare a misurare gli angoli, perché non esistono solamente quelli da 180, quelli da 90, quelli da 360 e così. Esistono anche proprio angoli, con gradi che possono essere qualsiasi numero. Allora, oggi ti insegno a usare il goniometro. Ecco, attenzione, il goniometro, che è un attrezzo che avevate già nell'astuccio, lo dovete tirare fuori per misurare bene gli angoli. Allora, guardate, il goniometro è uno strumento che serve per misurare gli angoli. Può essere un cerchio suddiviso in 360 gradi. Vedete, può essere fatto così. A volte negli astucci è un po' scomodo questo qua, perché poi voi li riempite tutti. Quindi, E allora, in quel caso, se volete metterlo nell'astuccio, si usa anche questo tipo di goniometro, che può essere un semicerchio suddiviso in 180 gradi. 180 gradi, vedete? Allora, come si fa a misurare? Allora, vedete che c'è un buchino, un buchino al centro del qua. Un buchino. Allora, appoggia il buchino del goniometro sul vertice dell'angolo. Qui, dovete essere precisi, molto precisi. A questo punto cosa fate? Fai coincidere lo zero del goniometro con un lato dell'angolo. Guardate, lo zero con un lato, vedete? Uno solo, Perfetto. Attenzione, qui vedete che già si è creata questa linea rossa, questa è l'ampiezza dell'angolo che noi stiamo considerando. Allora, leggi la misura dell'ampiezza sulla scala graduata in corrispondenza dell'altro lato e vedrai che è, vedete qui, 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3 e 4. 54 gradi. Questo angolo qua è formato da 54 gradi. Benissimo. Allora, noi abbiamo visto questa presentazione, eh? Allora, attenzione però. Andiamo sul nostro libro e vediamo come ce lo spiega lui. Allora, qui intanto non ce lo spiega solo come le lancette di un orologio, ma ce lo spiega anche come cambio di direzione. Per esempio, un angolo, puoi capire cos'è l'angolo, puoi anche immaginarlo come cambio di direzione o come rotazione. Cambio di direzione. Se tracci il percorso di una pallina da biliardo quando rimbalza contro una sponda, disegni un angolo e può avere,
puoi avere l'idea di che cos'è un cambio di direzione. Vedete qua, un doing, e questo cambio di direzione è un angolo. Oppure rotazione, le lancette dell'orologio formano un angolo e il loro movimento è il più classico esempio di una rotazione, vedete? Bene. Allora, facciamo il primo esercizio che ci viene indicato dal libro. Dice: individua e segna in ciascuna lettera tutti gli angoli che vedi. Quindi voi con il vostro, una matita colorata, magari potete farlo, dovete indicare tutti gli angoli che ci sono a seconda del cambio di direzione della linea, che forma queste lettere. Poi cosa dice qua? Osserva e segna l'angolo che ciascuna lancetta ha descritto in ciascun orologio, passando dalla posizione A alla posizione B. Dovete, vedete qua, ecco quello che dovete fare e dovete provare a farlo voi, Poi qua segna con un archetto tutti gli angoli che riesce a individuare nelle seguenti immagini. E qui bisogna trovarne parecchi. Poi andiamo a pagina 81 e qui parliamo appunto del goniometro, quello che vi ho spiegato prima. Per misurare l'altezza degli angoli usiamo il goniometro ed è quello che vi ho spiegato prima. Ecco, vedete? Qui c'è tutta la spiegazione di questi angoli, quelli che vi ho appena spiegato. Comunque, riguardatelo sul libro, oppure riguardate anche la lezione che vi ho fatto. Allora, ecco qui ci sono degli esercizi che dovrete fare, in funzione della spiegazione che vi ho appena fatto. Ok? Benissimo. Allora, mi raccomando, se dovete usare una matita, deve essere una matita con una punta fatta bene, perché se no il disegno non viene bene, soprattutto un disegno tecnico come è il disegno degli angoli. Allora, io spero di essere stato chiaro. Chiaramente dovrete fare sia il compito sul quaderno, quello del disegnare i Pac-Man, gli esercizi qua che ci sono sul libro. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!